Tommaso Lazzotti, ti ritroviamo al cinema nella Notte piccola per noi, qualcosa che rimanda un po' ad altri tempi, no? Tu sei giovane e cosa ricordi di questa canzone e che cosa ci fai in una balera? Cosimo, cosa ci fai in una balera? Allora, no, la canzone mi ha accompagnato per tutta la vita. Mio padre anche mi ha chiesto: ma perché conosci questa canzone? Boh, la conosco da tutta la vita. E Cosimo in una balera è questo ragazzo che ha una ventina d'anni, un po' più piccolo di me, che ha un appuntamento al buio preso su internet con una persona che gli ha detto, non sappiamo se è un uomo o una donna, poi lo scopriremo, che gli ha detto di avere anche lei una trentina d'anni. Hanno entrambi mentito, quindi lui ne ha una ventina e lei invece ne ha una quarantina, e quindi nasce, lei o lui hanno una quarantina, e nasce una storia particolare. Quello che mi ha colpito tantissimo della balera, veramente, quando sono andato a vederlo come luogo, è questa balera esiste veramente ed è fuori Roma. Noi siamo molto abituati a pensare le periferie come fossero luoghi dove esplodono i conflitti, dove esplodono i razzismi. Invece la balera, quella balera, è un vero luogo di integrazione, cioè ci sono dall'anziano al ragazzino, al transessuale, ai bambini disabili, io ho visto che ballavano tutti insieme lo stesso ballo, quindi effettivamente mi sono innamorato del luogo, devo dire. Senti, quindi tutto nasce da un incontro, per così dire, in rete, un incontro al buio. Che cosa ne pensi? È una questione di solitudine o è soltanto una questione che i tempi vanno avanti e quindi le nuove tecnologie possono aiutare anche il cuore? No, no. Allora, io i rapporti online sinceramente non ci credo moltissimo. Devo dire che nel suo caso non so nemmeno se è solitudine, forse nel suo caso lui è secondo me più maturo del personaggio che incontra, chiunque esso sia, e devo dire che secondo me nel suo caso è un po' come, lui è un po' impacciato, è timido, è un po' forse una prima esperienza, sembra, secondo me nel suo caso è proprio un passaggio al, lui cerca un'esperienza di vita, cerca di diventare adulto, non cerca semplicemente il sesso, cioè è come se forse impacciatamente cerca sì di crescere avendo un'esperienza sessuale con un estraneo che è più facile magari che con una persona che si conosce o intessendo delle relazioni più profonde, però non credo che sia un personaggio solo, lui è forse uno dei pochi personaggi abbastanza positivi e maturi, che però ha come un rito di passaggio, deve crescere secondo me. Senti, tu sei molto giovane, però hai fatto un sacco di cose, ti abbiamo visto anche a Venezia. Senti, una cosa arrivata così all'improvviso, un po' per caso, quando tante volte no, gli inconvenienti si girano a nostro favore, raccontaci in breve cosa è accaduto con questo film. Con che strano chiamarsi Federico. No, lì è successo semplicemente che mio nonno, che era il regista, aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a scriverlo, ma non, diciamo, Ettore Scola. Che è Ettore Scola, ma non che qualcuno scrivesse insieme a lui, non io sicuramente, aveva bisogno di qualcuno che fisicamente scrivesse per lui al computer perché non ci vedeva più tanto bene. E lì è successo che aveva scelto un bel cast e all'ultimo, proprio poco prima di cominciare a girare, l'attore che doveva interpretare Federico Fellini, giovane, ha avuto un problema e io che facevo teatro ho chiesto di poter fare il provino e quindi all'ultimo è andata così, poi non so se sia andata bene questo. Prossime tue cose? Guarda, ho appena fatto un film adesso, per la prima volta ho girato in inglese, che temevo tantissimo, invece forse alla fine non è andata così male, dove mi hanno richiamato per fare Fellini nuovamente, perché mi hanno messo a fare Fellini, quindi ormai Fellini per tutta la vita, però in inglese, quindi è stato divertente. Un film si chiama La Rosa Velenosa con John Travolta, si è girato una parte in America e una parte in Italia. Com'è stato girare con John Travolta? E anche Morgan Freeman, se non sbaglio, c'è in questo film. Esatto. No, io purtroppo non ho incontrato nessuno di loro, però ho incontrato attori italiani bravissimi con cui ho lavorato, molto meno conosciuti, perché noi eravamo la parte che girava in Italia si è incrociato esatto con la truppa americana, ma bravissimi anche gli italiani, quindi sono contento di aver conosciuto loro e non necessariamente Morgan Freeman. Grazie, in bocca al lupo anche a Cosimo. Crepi, a tutti e due, grazie. Ciao, grazie.